Buongiorno a tutti, grazie senatore per avermi invitato, sono molto contento di partecipare a questo dibattito. Ringrazio anche il collega che si è reso disponibile, è un dibattito che raramente, se non mai, è accaduto fino a questo momento. Stimo e condivido in parte il suo approccio, personalmente io una figlia la ho, ma non la vaccinerò. La ragione per la quale non la vaccinerò, cercherò di renderla molto semplice tramite un ragionamento logico che cercherò di farvi seguire. Credo che sia arrivato il momento di fermarsi un attimo, vedere i dati che abbiamo raccolto fino adesso, esperienze internazionali di mezzo mondo, riflettere e dopodiché decidere che cosa è la cosa più giusta da fare. Mi sembra un atteggiamento molto logico. Allora, è sicuro al 100% vaccinare i bambini per il SARS-CoV-2 con questi tipi di vaccinazioni? Questa è la prima domanda che da medico, da padre, da professore universitario e quindi da ricercatore mi sono posto. Perciò ho fatto ciò che faccio normalmente, ricerco, e dalla ricerca quello che ho trovato a me invece non ha tranquillizzato per niente. Quindi sono molto contento e spero che uno dei colleghi più esperti, io sono endocrinologo, quindi faccio il medico interno, cerco di vedere l'essere umano, diciamo, nella sua interezza, questo forse mi dà un vantaggio rispetto a chi guarda le cose nel dettaglio. E, diciamo, è una vecchia storia della medicina. Non entro perché non voglio fare la lezione a nessuno, ma ricordo semplicemente che questi vaccini a mRNA e a DNA sono una classe di vaccini completamente nuova, non è per niente assimilabile ai precedenti vaccini. Questo è un elemento che forse non è stato preso in considerazione nella maniera assolutamente, diciamo, completa. Come vedete, questi sono gli anni che ci si mette normalmente per portare allo sviluppo di un vaccino. Li potete vedere da soli, quello che vedete in basso era quello che si prevedeva sarebbe stato il tempo di sviluppo per il vaccino per il Covid, ove fossimo stati incredibilmente bravi, 18 mesi. Sapete già che non sono stati 18 mesi, sono stati molto più bravi di 18 mesi. Ora, complimenti, alle persone che hanno portato avanti questa tecnologia assolutamente innovativa, anche se già brevettata nel 1987. E vediamo un pochettino come sono riusciti a fare questo. Allora, quello che vedete lì è tratto da un articolo del New York Times e mostra il tempo che normalmente sarebbe servito per portare, per esempio, ai bambini la vaccinazione in maniera sicura. Come vedete, mi sembra che la data, io da qui non riesco a leggere, ma dovrebbe essere nel 2033. Allora, chiaramente dovevamo nell'emergenza dare una risposta, benissimo. Si è scelto questa via, se ne potevano scegliere anche altre, ma chiaramente sono decisioni che stanno a un altro livello, e quindi hanno puntato sui virus, per esempio, cioè sui vaccini a mRNA e a DNA. Per fare questo c'era bisogno però di accorpare, accelerare, fare l'operazione warp speed in qualche maniera. In questa seconda slide vedete, sulla sinistra, sono i primi elementi che sono dovuti essere stati in qualche maniera sacrificati per avanzare nel tempo e poter portare all'approvazione del vaccino e alla sua somministrazione. Sì, prego, si può mettere lì che riesce a vedere il monitor perché dal podio temo che non si possa vedere. Se si siede qua, le diamo la parola qua, professore. Ecco, prego. Ecco, dicevo, quindi rinunciando, iniziando i trials velocemente e non aspettando la ricerca accademica, che normalmente sono solo quella a 2 anni, ovviamente il tempo può essere accelerato, arriviamo a ottobre del 2029. Usando invece la cosiddetta velocità warp citata da Trump e altri, abbiamo iniziato a fare una serie di step più velocemente, non aspettando la conclusione degli altri. Ora, c'è una ragione per cui gli studi sono fatti che ogni step è successivo, non è che è una cosa casuale, altrimenti li avremmo fatti tutti insieme contemporaneamente dall'inizio. Quindi, come vedete, il tempo si è già ridotto abbastanza. Andando avanti, iniziamo a produrre i vaccini e c'è scritto letteralmente facciamo una scommessa che il vaccino mRNA sia funzionale. E facendo tutto questo arriviamo a febbraio del 2021. In realtà sono stati ancora più veloci di questo. L'ultima cosa da fare era quella di ridurre i tempi di approvazione e anche questo è stato fatto.
Vorrei ricordare che per quanto riguarda i vaccini a mRNA, nell'EMA non ci sono linee guida. Lo sapete perché? Ve lo spiego. Il prodotto è talmente innovativo che non le hanno fatte. Però un prodotto così innovativo, anche se non ci sono le linee guida per i vaccini a mRNA, forse andavano visti al momento anche della presentazione o progettazione della sperimentazione in maniera appropriata. Vi faccio vedere, questi sono documenti tratti dall'EMA stessa. Ci sono una serie di, questo che vedete, safety, sono le prove di sicurezza che andrebbero fatte per un vaccino di tipo virale, cioè AstraZeneca o Johnson & Johnson. Ci sono alcune domande scritte dall'EMA che adesso vi traduco. Non so se sono state fatte oppure no, però sappiate che fanno parte del processo normalmente necessario. Allora c'è scritto: considerazione di specifici effetti avversi che potrebbero riflettere una distribuzione del vettore specifica ad alcuni elementi del corpo. Questo è molto importante e il dato ve lo faccio vedere dopo perché. Dopodiché bisogna vedere l'estento e la durata of the vaccine shedding. Che cosa vuol dire? Vuol dire il rilascio del prodotto del vaccino, cioè della proteina spike, che potrebbe in qualche maniera avere potenziale per trasmissione della spike per contatto. Vado avanti. La potenziale integrazione dei geni nel genoma dell'essere umano. La potenzialità della vaccinazione di creare patologie autoimmuni. La potenzialità che in alcune caratteristiche genetiche particolari ci sia un effetto di tipo diverso. Andiamo avanti. Questo non ne parlo perché ne hanno già parlato i colleghi. Sono il rischio beneficio nei bambini, non serve. Questi sono i report del virus. Schippo perché abbiamo poco tempo. È stato nominato brevemente il problema della miocardite, che lascerò al collega che è molto più esperto di me. Faccio semplicemente vedere che il problema della miocardite riguarda specialmente i gruppi che vogliamo vaccinare in questo momento, cioè dai 12 ai 16 anni. C'hanno il 52% dei report, quindi li stiamo chiaramente mettendo a rischio di una miocardite che qualcun altro spiegherà con maggior dovizia di me di che cosa si tratta. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Questa è la pubblicazione originale sul New England Journal of Medicine di quello che è il trial fatto da Pfizer sui bambini. Come vedete ci sono i due dati, c'è un gruppo placebo e c'è un gruppo che ha preso il vaccino. Ho sentito colleghi, anche pediatri, dire che il vaccino ha un'efficacia del 100%. Allora, al collega che ha detto al 100%, gli ricordo che medicina al 100% non esiste, neanche in scienza. Quindi consiglierei, prima di fare alcune esternazioni troppo sicure, di andarsi a leggere i paper, studiarseli, approfondirseli, guardare i materiali d'appendice, come ho fatto io, perché si trovano tanti dati che normalmente non sono così chiari. Allora, vi hanno detto che, per esempio, l'efficacia di protezione è al 100%? Sì, bene. Questa è l'efficacia relativa al placebo. Cosa significa? Guardate i dati. Ci sono 1.000 persone che hanno fatto il vaccino. Di queste 1.000 persone, 0 hanno sviluppato in 2 mesi il virus. Sicurezza apparente 100%. Poi c'è il gruppo del placebo. Altre 1.000 persone, di questi hanno sviluppato la malattia 16. 16. Quello che si chiama la riduzione del rischio relativo, o RRR, è praticamente 100%. Però esiste un altro parametro che io non ho mai sentito dire a nessuno, che si chiama la riduzione del rischio assoluto e che riguarda quanto nella popolazione in studio questo vaccino mi protegga. Quello che vedete qui è un articolo pubblicato sul Lancet dopo aver ripreso un altro precedente del professor Doshi, che parla proprio di quello di cui vi parlavo. Ora, non è presente il valore assoluto della riduzione del rischio del vaccino, è scritto nella parte in fondo, non sta nel grafico, perché se uno lo vede gli prende un colpo. Pfizer c'è scritto che ha una riduzione assoluta del rischio dello 0,84%, non del 95%.
Oltretutto, e questo riguarda invece qualcuno diverso da quello che sono io ritengo che ci sia stato anche un problema proprio nella strutturazione dello studio stesso, per esempio. Per quale ragione? Guardate che cosa hanno fatto. Per vedere quante persone si ammalavano col Covid, non è che sono andati a addossare gli anticorpi che ne dichiaravano in qualche maniera la reale risposta. Quello che hanno fatto è vedere chi sviluppava i sintomi e fare la PCR su quelli. Detto questo, chi non sviluppava i sintomi quindi non è stato considerato come infetto dal virus. Ma scusate, questo è ulteriore sempre dal documento loro, dico scusate, ma ci sono 200.000 studi che dicono che le percentuali di positivi asintomatici vanno dal 40 al 70, c'è chi dice anche di più. Ma se io sto facendo uno studio clinico e non vado a vedere gli asintomatici quanto sono, ma che studio clinico è? Come faccio a dire che mi protegge in questa maniera se non so quanti sono asintomatici? Quindi, come vedete, se uno approfondisce un pochettino il discorso, saltano fuori dei dettagli che cambiano la storia. Andiamo avanti. Quello che vedete qui invece è il report, sempre loro, si trova nell'annesso, per chi lo volesse sapere, della pubblicazione scientifica, e ci dimostra che c'è stata una condizione in 1.000 persone che hanno preso il vaccino, c'è stato un bambino che ha rischiato di morire. L'evento è correlato, lo dichiarano loro stessi, e quindi un bambino su 1.000, all'inizio della sperimentazione, ha già rischiato di morire. Sono due gli eventi severi correlati, uno è stato messo anche nel placebo. Per vostra informazione, sia quello nel placebo che l'altro non sono correlati perché era un episodio di appendicite che non c'entrava niente ovviamente con la somministrazione. Ma c'è già stato un episodio, torno indietro alle percentuali di cui parlava il collega prima. Quindi provate a immaginare se esce già un rischio life threatening, c'è scritto, rischio di morte su 1.000 bambini, cosa succede se lo diamo a 3 milioni? Questi sono alcuni degli studi che io non sono riuscito a trovare. Quindi chiederei agli esperti di farmi capire come mai non sono disponibili e se invece non sono disponibili perché non sono stati fatti e nel qual caso perché. Le interazioni farmacocinetiche. Sapete che la ragazza, poverina, che è morta da poco, sta iniziando a dire che potrebbe essere un'interazione tra gli ormoni che prendeva, faccio l'endocrinologo, e il vaccino. Benissimo. Allora ci fate vedere se avete fatto gli studi delle interazioni farmacocinetiche. Non le hanno fatte. Nessun studio secondario, nessuno studio di sicurezza o farmacodinamica, studi di interazione farmacodinamica sono stati fatti perché abbiamo rispettato le guidelines dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2005. Guardate che sono delle guidelines che riguardano i vaccini, non i vaccini a mRNA del 2020. Stessa cosa, tossicocinetica non è stata fatta, non serviva evidentemente, va bene. Genotossicità, c'è un effetto a livello genico, cambio il DNA, non cambio il DNA, non è stato fatto. Tutto questo, le commissioni lo sanno molto bene, hanno detto che gli andava bene fatta così la ricerca. È importante sapere se c'è un effetto genotossico, sì, è l'EMA stessa che mi dice addirittura che devo prendere gli anticoncezionali nel caso sto prendendo una sostanza genotossica, altrimenti potrei avere un sacco di problemi. Carcinogenicità, abbiamo visto se queste sostanze prima di darle ai bambini o pensare di darle ai bambini siano carcinogeniche? No, non hanno fatto neanche questo. Per concludere, ho i dati della bidistribuzione della spike prodotta dal vaccino per il Covid nei ratti. Come vedete, tende ad accumularsi in 48 ore in diversi luoghi. Tra questi diversi luoghi faccio presente che si accumula moltissimo nelle ovaie. Non serve che aggiungo altro. Quindi adesso io vorrei che qualcun altro invece mi spiegasse perché devo stare così tranquillo.